Salve a tutte e tutti. Provando questa angolazione di camera, io ho voluto caricare un video in Facebook nel mio profilo Santenchan, però ho visto che non si può fare come in YouTube, iniziare a filmare che si veda, devi per forza contattarti con un tuo contatto e quindi gli devi parlare personalmente, non è che sulla tua, a meno che non filmi e poi la registrazione la appiccichi. E quindi niente, siccome già mi è finito il tempo a mia disposizione, perché già qua sono le 18:03 minuti e poi va a finire che faccio molto tardi, e stare mezz'ora a comprovare di non riuscire a fare qualcosa è già prova sufficiente che bisogna per il momento lasciare stare. Vedo che oggi il microfono c'ha una sensibilità speciale, mi sta funzionando sempre meglio questo, perché la telecamera che ho è una Logitech del 2000 e quindi qua attualmente fanno 10 gradi centigradi, ma la minima sarà di 5. Niente, quello che volevo farvi vedere era proprio come sto messo di hardware, che la vedete la piccola telecamera, la palletta quella? Bene, quella è la Logitech mia, è proprio piccolina. E mi sono preso questo bel microfonino Eurocase, che è costato qualche euro, nuovo di adesso, del 2013. Perché sono disoccupato, tanto per quello che devo registrare io con la webcamera non mi occorre di 8 megapixel. Manco di 8 megapixel mi serve. Poi ho ascoltato nella Rai una cosa molto bella, che uno con le editoriali online può farsi il suo libro digitale, magari non guadagna molto, però tanto per cominciare. E io avrei sempre voluto, mi è più facile guardare il cellulare o la filmatrice che non la webcamera, non so perché. Avrei sempre voluto essere uno scrittore, scrivere. Poi, però, mi ha sempre scoraggiato il fatto che è difficile che ti pubblichino. Quindi ho scritto molto poco e non è stato sufficiente come per fare il materiale. Io vorrei fare un editoriale, o meglio, un commentario sui libri, però ecco, c'è questa videocamera che c'è in pratica 320x240, quindi mi prende solo la faccia. Però di ultimamente sto leggendo molto e non ho più potuto fare dei commentari sui libri, perché ultimamente sto leggendo questo libro che è molto interessante, il libro degli insegnamenti di Lao Tse.
già l'avevo letto e avevo letto anche il Tao Te Ching e tutto quanto in resto. Ma questo è molto bello, sono degli aforismi molto interessanti, degli insegnamenti molto interessanti. Prossimamente magari vi commento questo. Poi vorrei mandare un saluto a Elo Viola, a tutte le persone che si sono iscritte nel mio canale. Adesso vediamo se c'è della posta. Oggi sono potuto entrare in YouTube, nel mio canale che state guardando di Santen Chan. Posta non ne ho. C'ho 100 iscritti, 9.278 visioni. Io cerco sempre di vedere se delle nuove persone si sono iscritte. Ah, ecco, associazione Art. Ci sono dei nuovi iscritti, fantastico, mi piace. No, ma questo no, non è un nuovo iscritto, sono già iscritto anch'io. Questo neanche. No, è stata un'illusione ottica. Beh, perché molte volte appare come iscriviti e invece tu sei iscritto. Tommy, vediamo, qua c'è uno che si chiama. Perché molte volte io dico come, non sono iscritto, e invece sono iscritto. Sono iscritto, sono iscritto. Non so, perché. Vabbè, mi è stato impossibile cercare i nuovi iscritti. Comunque. Se voi vi iscrivete al mio canale, vi pregherei di mandarmi un messaggio dicendomi: mi sono iscritto, iscriviti. Non che voglia fare il sub for sub, però se uno si iscrive al mio canale, io mi vorrei iscrivere al suo per tenerci in contatto. Non so perché a volte non risulto iscritto nella mia lista di iscritti e poi vado a vedere. Si sono salvati all'ultimo minuto. Ossia, vabbè, no comment. Ecco, io ho già quasi 10.000 iscritti, no, iscritti, visioni e 100 iscritti. Se avessero letto un mio libro 10.000 volte, sarebbe stato un bestseller. Quindi, adesso che ci sono dei mezzi, digitali per divulgare a meno prezzo un'opera letteraria, io credo che uno debba fare il più possibile per pubblicare. Poi magari vorrò raccontare anche delle storie in video. Un momento che adesso si fa oscuro, sono già le 18 e 11 minuti e chiudo le finestre.
Salve, salve, scusate se mi sono assentato lasciandovi soli. Eccomi qua. Anzi, devo guardare, sì, lo dico sempre, io mi trovo più meglio con un cellulare. A proposito, molti di voi mi hanno domandato, ma quale effetto speciale userai mai per fare quei bei video nei quali non si vede un cacchio e magari non ti si ascolta anche? Soprattutto i video messaggi ai miei seguaci, ai miei sostenitori, cioè a tutti voi. Adesso devo cambiare il titolo qua, perché eravate 101. Eravate 101, Eravate 101, ting! E io ho messo la truppa dei 101 allegri seguaci. Ah, adesso devo cambiare. C'è un disertore. Vabbè, scherzi a parte, magari avrà avuto troppe iscrizioni. La truppa dei 100 allegri seguaci, perché bisogna... sono 100 e quindi non mi devo inventare un iscritto in più, no? Quindi bene, fatto questo, che forse se siete 100 o 101 non gliene può fregare di meno manco ai Geo di YouTube, che poi Geo, che geografia, vi rispondo. I video che non c'hanno quasi audio, però che si vedono meglio dei i videomessaggi, i saluti che faccio ai miei sostenitori, la colpa è di questo buon cellulare che, come vedete, ha un numero. Che sta a rappresentare questo numero? Bene, che a un certo punto, come vedete qua, c'ha la micro presa USB o la USB micro presa, no? Lo vedete qua? Questo è un LG PK215, ottimo cellulare, che me l'hanno dato in omaggio quasi, perché costava 550 pesos e me l'hanno fatto pagare 150 quando mia madre mi ha regalato il mio secondo computer, un dual core. Allora si è rotto qua lo spinotto, la presa per lo spinotto, e non mi si poteva caricare. Quindi nel 2013, quest'anno, mi ha comprato un altro cellulare. Io vorrò fare un giorno un tutorial di cellulari, ma non con la webcamera vecchia, perché non si verrebbe una caspita. Mi ha regalato un Galaxy Young, inutile dire qualità superiore, però questo è molto bello. Si accende così. E che c'ha una macchina fotografica che è buona, una camera, però i filmati sono una mezza chiavica, per dire. E quindi adesso vi faccio vedere che c'ha un audio pessimo, cioè registra abbastanza bene i filmati, vedete come... Vabbè, poi con la webcamera, che è quello che è, con questo cellulare, che è quello che è, viene zero a sinistra. Però, anche perché, ecco, se non mi metto io magari davanti, no, niente. Però dicevo che c'è un audio pessimo. Allora l'abbiamo portato al tecnico, no? Ci ha fatto pagare la consulenza e poi ha detto no, l'avete rotto, non si può riparare. Io per più di un anno sono stato in pena, perché con questo riuscivo, anche se non c'ha wifi questo cellulare, riuscivo a tanto insistere che riuscivo a navigare. Riuscivo a navigare gratis, infatti adesso la SIM non è registrata, me l'hanno... probabilmente sospeso, anche perché non l'ho mai caricato questo cellulare, non l'ho usato mai per parlare. Però dato che abbiamo dovuto togliere internet da casa, dopo un anno che ho avuto il secondo periodo di internet,
Allora, con questo entravo e riuscivo a. Beh, era una tortura cinese navigare, perché si vedevano due linee di testo alla volta, quindi dovevi dare un sacco di scroll e poi in pratica davi un sacco di scroll e quello che leggevi erano scritte, cioè c'erano dei disegnini piccolini così, ti strappavi gli occhi. Quindi navigavo gratis, ma era una cacchiata di navigazione. Allora, quando mando i videomessaggi, come quello che si vede, per esempio, ecco, Santen Chan salutando gli amici che lo seguono, che attualmente si risulta essere il quarto nella mia lista, i miei videomessaggi ai miei sostenitori, no? Che c'ha 26 visioni. Santen Chan salutando gli amici che lo seguono di 2 minuti con 24, è stato girato con questo cellulare qua. Invece, solo l'inizio. E si vede la differenza di audio del Santen Chan salutando, no, Santen Chan vi parla facendo la spesa, il terzo video, no, Santen Chan facendo la spesa, il primo sketch l'ho girato con questo, che adesso chiudo, perché poi sono riuscito dopo un anno a forza di insistere a mettergli lo spinotto del caricatore, per il momento si riesce a ricaricare, quindi ho recuperato questo cellulare. Ah, che non è stato un Galaxy Ace o un S3. Ho recuperato sta mezza chiavica di concessione del 2000, economico del 2008 in pratica, tecnologia del 2008-2004. Però è sempre meglio di niente perché io esco per la strada, faccio delle foto, faccio dei film, viene tutto come viene, però vuoi mettere che perdo un Galaxy Young? O magari una filmatrice video. No, perdo questo che poi è già in parte rotto perché si ricarica a cacchio a cavolo di cane. E non perdo niente, perché oltretutto è vecchiarello. Poi c'ha una camera che fa il formato 178x144, che è una risoluzione più alta del secondo cellulare che utilizzo, che vi sto per indicare. Però in formato 3GP, quindi molto basso. Quindi questo per quanto riguarda il mio cellulare. Mia madre, che mi ha regalato il Samsung Galaxy Young, io gli ho voluto per il compleanno nel 2013, io gli ho voluto anche a lei, che faceva a marzo gli anni, regalare un cellulare. Ma non ha voluto, e io gli volevo regalare un Motogo, gli volevo regalare un Social Key, sempre del Motorola. Non ha voluto nulla che ci avesse wifi, internet, queste cose qua, perché lei è nemica di questo. Poi non lo. Allora gli ho potuto soltanto regalare un Samsung 2121, che adesso non c'ho con me perché ce l'ha lei. E fa dei video, però non 174, non so, 177x144, ma 144x122. Tanto è così che l'editore di video di Windows 7, di Windows 7 non me lo prende il formato di quel cellulare, quindi lo devo ampliare. E quindi che succede? Che mi sembra che è arrivato qualcuno a casa. Che c'ha più audio, però cattiva immagine. Un momento, E quindi quando vedete che c'ha più audio, però sempre cattiva immagine, è il Samsung 2121. Quando invece c'ha migliore immagine e cattivo audio, è l'LG PK215. Un momento che ritorno. Beh, ciao a tutti, c'è gente
Mi raccomando, non lasciate di seguirmi. Ciao.